Seduto di fronte al tesoro, osserva come la folla gettava monete, tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, gli gettò due monete che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, tutti. Infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Oggi è la festa del papà, perché è la festa di San Giuseppe, il patrono di tutti i papà, perché è stato il custode del Signore Gesù quando era bambino. E lui sicuramente, come anche questa vedova, ha dato tutto quello che aveva per vivere. L'ha dato per il Signore Gesù. Proviamo a immaginarcelo quando nella bottega lavorava e tutto quello che aveva lo dava per la sua famiglia o per i poveri di Nazareth. Dio non si conquista con l'offerta di ricchezze, con gesti eroici compiuti per farsi vedere dalla gente, come i ricchi che gettano nel tesoro del Tempio molte monete. La relazione con Dio è la relazione di accoglienza e offerta. La vedova offre due monete, simbolo della sua stessa vita. Può consegnare e offrire al Signore tutta la sua vita perché ha risposto in Lui la sua fiducia, perché sa che Lui non l'abbandona. Basta poco, ma quel poco è risposta totale d'amore di chi si sente amato, e allora dona tutto, perché sa che in Dio nulla viene perduto. Padre buono, tu che come papà non fai mancare nulla ai tuoi figli, apri il nostro cuore perché sappia accogliere l'offerta del fratello. Apri le nostre mani perché non trattengano nulla. Apri la nostra vita perché sia ospitale per tutti.